Si chiama Cinema Doc, Racconti di Periferia. È un progetto che nasce per offrire un'alternativa ai ragazzi che vivono nei quartieri difficili dell'area nord di Napoli. Ha preso il via questa mattina nell'auditorium dell'Istituto Galileo Ferraris di Scampia, che con l'assessorato all'istruzione del Comune, l'associazione Ecole Cinema e il 28° Circolo Aliotta di Chiaiano promuove un'azione sperimentale di contrasto alla dispersione scolastica. Per Scampia è importante che i ragazzi si sentano parte viva e non ghettizzati, per cui queste azioni, questi momenti servono a dare loro la certezza di essere cittadini di serie A, di un sistema di relazioni in cui loro hanno una presenza buona, non quella solo negativa. Attraverso l'utilizzo di tecniche audiovisive e del cinema documentario, il progetto vuole favorire la crescita educativa e l'inclusione sociale dei ragazzi di Chiaiano e Scampia. Gli studenti assisteranno infatti alla proiezione di film e saranno coinvolti in laboratori didattici per acquisire competenze nella scrittura e realizzazione di elaborati multimediali. Scriveranno il racconto della periferia di quest'area in particolare con gli occhi dei ragazzi che appunto qui vivono, e potranno essi stessi raccontare con un prodotto, il documentario, che possa essere, diciamo, strumento di comunicazione per abbattere un po' le distanze all'interno, diciamo, della nostra città e non solo, in quanto il prodotto finale verrà poi disseminato nei circuiti dei festival con i quali noi cooperiamo. Il progetto contro l'abbandono scolastico si inserisce nel più ampio piano di recupero di Scampia messo a punto dall'amministrazione comunale. Ad aprire la rassegna del Cineforum didattico è stato il film Omast di Gianluca Migliarotti, seguito da una riflessione sul lavoro del sarto a Napoli. Tenendo insieme questi due aspetti, sia il laboratorio per il fare, sia la riflessione sul lavoro, sulle professioni che non ci sono più, su quelle che ci saranno domani, pensiamo che di avvicinare i giovani di Scampia a quella che è la loro città, Napoli, e non un'altra, e soprattutto di ripercorrere la distanza psicologica che spesso viene loro attribuita.